Buongiorno e ben ritrovati ancora su Tele One Mattina Live, come ogni mattina dal lunedì al venerdì. Matteo Volpe insieme a Roberta Giuffrè, buongiorno. Buongiorno Matteo, buongiorno cari telespettatori da casa. Oggi altrettanta puntata piena, avremo anche nella seconda parte un approfondimento da parte di 16 live in tour sulla festa dell'amicizia durata 3 giorni a Ribera, con interviste fatte a Toto Cuffaro, Elena Boschi, Davide Faraone, Francesca Donato. E poi Matteo, come proseguiamo? E poi, come al solito, avremo la nostra rubrica dedicata appunto a 16 live con Roberto Marcoddo. Quest'oggi si parlerà di Samoonlus, insomma, ovviamente cure palliative, tutti quelli che sono gli argomenti sicuramente interessanti e importanti che, come ogni giorno, cercheremo di portare in casa vostra. Ma ogni mattina partiremo con la rassegna stampa, quindi fra pochissimo restate con noi, andiamo a leggere i giornali siciliani, ma partiamo con le nostre rubriche, Roberto. Certo, a parte anche i servizi del nostro telegiornale TG Media News e poi Almanacco, Meteo, Oroscopo, ascoltiamo cosa ci dicono le stelle per questa settimana, magari qualche suggerimento. Dai, ci vediamo fra pochissimo, restate con noi. A tra poco. Buona giornata con l'Almanacco Barbanera. Oggi è il 10 ottobre, si ricorda San Daniele. Daniele è un nome di tradizione biblica, deriva dall'ebraico e può essere interpretato come Dio è il mio giudice. Dice il proverbio, arco sempre teso si rompe. Sono nati oggi Giuseppe Verdi, Gabriele Lavia, Antonio Albanese. Il 10 ottobre 1845 ad Annapolis in Maryland apre la scuola navale, in seguito ribattezzata Accademia Navale degli Stati Uniti. Furono 50 gli studenti di quell'anno. Nel 1846, pochissimi giorni dopo la scoperta di Nettuno, l'astronomo inglese William Lassell scopre anche la sua luna, Tritone. Infine, il 10 ottobre 2006, Google acquista YouTube. La piattaforma di condivisione video è il terzo sito più visitato al mondo, dopo Google, appunto, e Facebook. Epicuro ha detto: non è tanto dell'aiuto degli amici che abbiamo bisogno, quanto della fiducia che al bisogno ce ne potremmo servire. Arrivederci da Barbanera, dal 1762, l'almanacco più amato d'Italia. Amici Trevi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di martedì, ancora caratterizzata da alta pressione sul Mediterraneo e sull'Italia, e quindi non solo dal sole ma anche e soprattutto da temperature di gran lunga sopra la norma. Situazione davvero anomala, troppo alte queste temperature, diciamola tutta. Controlliamo intanto la nuvolosità attesa sul nostro paese, poco o nulla, transitano delle velature al nord-est, si fa vedere qualche nuvola bassa in Liguria al mattino. Per il resto non succede un bel niente, e quindi anche come precipitazioni per ora nulla da segnalare. Ancora per diversi giorni non avremo piogge sul nostro paese, ne abbiamo anche un gran bisogno. Per quanto riguarda le temperature, poi ancora una volta temperature che toccheranno i 30 gradi all'ombra, ma li supereremo anche, perderemo piano piano qualche grado e anche nelle giornate successive, ma per ora rimaniamo ancora ben oltre le medie stagionali. Per sapere a questo punto per quanto andremo avanti così, consultate l'app di Trebi Meteo. Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Martedì 10 ottobre, Ariete. Un collega potrebbe tentare di frenare il vostro spirito di iniziativa, ma non glielo permetterete tanto facilmente. Sarete per lui quasi inafferrabili. Se non vi trovate bene in un posto, potete sempre pensare di chiedere un trasferimento temporaneo. Toro, nonostante questo martedì non inizi nel migliore dei modi, finirà però già molto meglio grazie alla luna in transito dal Leone alla Vergine. In una descrizione non siate troppo didascalici. Annunci di lavoro da tenere d'occhio con costanza. Gemelli, molti grandi imprenditori sono partiti dal nulla o quasi, perciò non fatevi mai abbattere dalle situazioni avverse in cui vi potreste trovare. Accettate un piccolo suggerimento che vi viene donato con il cuore. Ovviamente potete anche non seguirlo. Cancro, se perdete troppo tempo a voler visualizzare i post di amici e conoscenti, non ne avrete poi molto per migliorare le vostre conoscenze con lo studio. Apprendere vuol dire anche collegare tutte le cose che si hanno, non è più sufficiente il nozionismo.
Leone, le energie non vi mancano e nemmeno qualche fondo da investire in modo proficuo e redditizio. Ringraziate il sestile lunare con Marte. Fate capire al capo che può fidarsi ciecamente del vostro preciso operato. Un nuovo incarico per voi? Vergine, non tutte le ciambelle riescono col buco e certe relazioni potrebbero aver bisogno di un bel cambiamento a causa della quadratura Venere-Saturno. Sembrate sempre calmi e sicuri, ma al di fuori della vostra comfort zone potreste vacillare un po'. Bilancia, non avete scuse per tirarvi indietro di fronte a un'impresa coraggiosa. Poco male, dato che il sestile Luna-Marte vi dona grande carisma. Gli impegni sono molti, anche gli imprevisti, che tuttavia riuscirete a risolvere senza troppa fatica. Scorpione, in questo periodo potreste riscoprire la bellezza e, perché no, anche l'utilità dell'agire in squadra. Avete una spalla su cui potervi appoggiare. I contatti sociali cresceranno se non sarete troppo orsi. Non dovete far altro che uscire di più. Sagittario, non potete riposare tra appuntamenti, riunioni e call di lavoro. Arrivate a sera stremati ma felici. Una vita contemplativa non fa proprio per voi. Nella coppia cominciate a pensare a un momento più intimo in cui rinnovare le vostre promesse. Capricorno, difficile trovare un perfetto equilibrio nei vari ambiti della vita. Se vi dedicate troppo alla professione, trascurate il lato affettivo e viceversa. Il trucco sta nel prendere tutte le cose come un gioco, con sollecitudine sì, ma anche con leggerezza. Acquario, meglio non cercare di nascondere certe impressioni o certi sentimenti, tanto alla fine la verità viene sempre a galla. Siate limpidi e puri. L'onestà di tirar fuori anche le cose che non vanno o che vanno migliorate vi vale un forte abbraccio. Pesci, a livello emotivo potrebbe non essere una grande giornata per via dell'opposizione tra Venere, Saturno e la Luna. Cacciate la tristezza dall'animo, c'è chi riuscirebbe a consolarvi in un minuto, ma a quanto pare sta pensando a tutt'altre faccende. Ed eccoci rientrate in studio, ancora Mattina Live direttamente da Tele One. Come sempre apriamo con la rassegna stampa, leggiamo insieme i quotidiani siciliani, in particolare le testate online, in modo che possano essere quante più aggiornate possibile. Apriamo con il Giornale di Sicilia, andiamolo a vedere insieme. La notizia d'apertura, un po' come i nazionali, fanno ancora notizie ovviamente tutto ciò che sono nelle anticipazioni, insomma tutto ciò che arriva dalla fronte della guerra. Terrore per gli ostaggi, Hamas ad Israele, li uccideremo in pubblico, presi anche due italiani con la fotonotizia. Come sapete sono stati uccisi tantissimi ragazzi negli scorsi giorni, ma tanti civili di tutte le età, ma la cosa che più fa notizia sono anche gli ostaggi, tra cui appunto due italiani. Andiamolo a vedere insieme un attimino, andiamo a leggere ciò che dice il Giornale di Sicilia. La tremenda minaccia, ne morirà uno per ogni raid israeliano contro i civili. I prigionieri sarebbero almeno 130, 100 nella mano dei miliziani, 30 trenuti prigionieri dalla jihad islamica, la loro vita è appesa ad un filo. A nemmeno 72 ore dall'attacco senza precedenti di Hamas contro Israele arriva il macabro annuncio: cominceremo a giustiziare pubblicamente un civile israeliano in ostaggio per ogni bombardamento israeliano su abitazioni civili a Gaza senza preavviso. È la minaccia dei terroristi palestinesi. Purtroppo ancora si parla di tutto ciò che sta accadendo, come è giusto che sia, ma il Giornale Sicilia nel frattempo si aggiorna e ci propone: mafia, blitz nell'ennese, 7 arresti per estorsione e usura. E ancora appunto la notizia della guerra in Medio Oriente, però 2 anni di indagini hanno permesso di ricostruire una serie di taglieggiamenti nei confronti delle attività imprenditoriali della Valle del Dittaino. Apriamola un attimo, vediamo perché è appena arrivata, come potete vedere poc'anzi non c'era. 7 persone sono state arrestate dai carabinieri del ROS, coadiuvati nella fase operativa dai carabinieri del Comando Provinciale di Enna, per un'operazione antimafia appunto nel territorio della Valle del Dittaino. E qua ci sono i nomi degli arrestati, 2 anni di indagine per portare a termine questo lavoro. Torniamo nuovamente alla pagina principale, andiamo a vedere le altre notizie che appunto sono presenti. Si parla ancora della guerra, dei prigionieri, 200 italiani rientrano da Israele nel frattempo sui voli militari, quindi ci sono, diciamo, relativamente delle buone notizie. Poi Palermo, Palazzo d'Orléans illuminato con la bandiera di Israele, la vediamo insieme, ecco qua questo video, ma noi vediamo un attimo solamente la foto.
ovviamente l'iniziativa di solidarietà della Presidenza della Regione Siciliana con il popolo israeliano. Anche Giorgia Meloni aveva detto, per l'appunto, aveva manifestato proprio la vicinanza al popolo di Israele. E poi ancora il primo piano, vediamolo in questo caso, si parla della nostra regione, sanità, 300 milioni per rifare o realizzare reparti negli ospedali siciliani. E poi ancora tasse evase, una sorpresa a Palermo, recuperati 4 milioni. Le polemiche sui rimborsi, si dimette il rettore dell'Università di Messina, questo lo approfondiremo proprio nella testata giornalistica di Messina, in modo tale che abbiamo delle notizie da ancora più vicino. E poi a Palermo, processo d'appello per l'omicidio di Roberta Siracusa, no alla perizia psichiatrica sul fidanzato. Agrigento, operaio dell'Enel colpito da una scarica elettrica, trasportato in codice rosso in ospedale. E poi torniamo alla pagina degli incidenti stradali, purtroppo ancora protagonisti delle testate siciliane. Patti, sfonda, un'auto sfonda la vetrina di un negozio e finisce sugli scaffali, paura per clienti e commesse. E poi si ritorna sull'incidente stradale che c'è stato qualche giorno fa proprio sulla Messina-Palermo, un medico che purtroppo ha perso la vita. Ma prima di approfondire questo, lo faremo adesso fra pochissimo con Roberta. Scomparso da ieri un giovane motociclista, ecco, purtroppo è stato ritrovato ieri, la vittima era Fabio Vita, 35 anni, di Solarino, anche lui per un incidente stradale purtroppo ha perso la vita. Ma come dicevo, passiamo a Roberta con Media News, perché appunto c'è un piccolo approfondimento sull'incidente del medico. Sì Matteo, purtroppo la lista degli incidenti stradali non tende a diminuire, infatti un altro incidente mortale sull'autostrada A20 Palermo-Messina. Un automobilista questa volta è morto in seguito a un crollo di un albero caduto sulla sua Audi A3 lungo l'autostrada A20 appunto nel palermitano, tra gli svincoli di Campofelice di Roccella e Cefalù. La vittima è Francesco Vincenzo Maniaci di Sant'Agata Militello. Nel messinese aveva 43 anni, medico di base nel suo paese e medico legale all'INPS. Maniaci infatti stava raggiungendo come ogni lunedì mattina il centro medico legale dell'INPS. Adesso comunque ascoltiamo gli approfondimenti nel servizio di Laura Lorrè. Dramma sull'autostrada 20 Messina-Palermo in direzione del capoluogo siciliano, dove nel tratto tra Cefalù e Campofelice di Roccella al chilometro 174 si è abbattuto un albero che ha invaso la carreggiata causando la morte di un automobilista. Il tronco dell'arbusto infatti si è riversato sulle corsie e all'alba, ben poco visibile, è stato impattato da un'auto che viaggiava in direzione Palermo. Lo schianto è stato molto violento e il conducente, un uomo originario di Sant'Agata di Militello in provincia di Messina, è purtroppo deceduto. Sul posto gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi del caso, l'ANAS ha invece provveduto a chiudere il tratto tra Cefalù e Buonfornello con uscita obbligatoria e traffico deviato sulla statale 113. I soccorsi sono stati allertati da altri automobilisti, sul posto sono giunti gli uomini del 118, della Polstrada e dell'ANAS. Per l'automobilista non c'è stato però nulla da fare. La strada è stata chiusa al traffico per consentire i soccorsi e per rimuovere il tronco dell'albero che ha invaso l'intera carreggiata. I poliziotti della stradale hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente. Mattina Live ritorna con la rassegna stampa, abbiamo visto il giornale di Sicilia, ci spostiamo alla Sicilia di Catania che come potete vedere nei quotidiani nazionali insomma, si riportava la notizia appunto della guerra, in questo caso la Sicilia nel suo cartaceo la riporta nuovamente, come vedete dai nostri LED, incubo strisciante, si parla sempre della guerra, mentre in realtà appunto sul web l'apertura è diversa con il blitz, il pizzo sulle aziende della Valle del Dittaino, come dicevamo poc'anzi, 7 arresti, azzerato il clan mafioso di Enna, operazione Stiela dei carabinieri del ROS, l'abbiamo vista poc'anzi, e poi di spalla ritorna il caso a Messina, il rettore si dimette travolto dalle polemiche sui rimborsi milionari, Cruzzo Crea decade anche lui dalla CRUI,
dice l'occhiello, basta macchina del fango, le denunce di un sindacalista anche su una società agricola del farmacologo e della moglie. Poi in alto vediamo una notizia in evidenza molto scioccante, un'anziana signora di 89 anni stuprata per un'ora nell'androne di casa a Sesto San Giovanni nel Milanese. Poi ancora per quanto riguarda il Milanese c'è l'effetto Fedez, giovani in fila per donare sangue dopo il ringraziamento del rapper. Questa è sicuramente una notizia positiva, Fedez fa parlare di sé anche quando appunto può fare qualcosa come tante cose insomma che fa. Per il resto andiamo avanti, scendendo c'è l'intervista a Catania, la SAC Sant'Agata, dei primi 100 giorni da sindaco, Tarantino si racconta, quindi c'è un'intervista al primo cittadino. Sulla destra di spalla ritorna la notizia che abbiamo appunto approfondito poc'anzi, la Messina Palermo, medico di 43 anni, e poi l'inchiesta aeroporto di Lampedusa. Così ENAC ripesca la società sotto inchiesta, Nautilus, ex gestore del deposito di carburanti che era stato sequestrato, inviato per il traffico 2024. La rottura con AST Aeroservizi e l'audio dell'ex amministratore Tafuri nell'indagine ad Agrigento. Ora, restaurazione. E poi ancora ci sono i video del Corriere, la guerra in Israele, la diretta video che vi risparmio. Ci sono le video news su Lampedusa. C'è l'incendio di cui avevamo parlato qualche giorno fa, e poi scendendo in Sicilia, dalla regione 5 milioni contro la marginalità sociale a Catania, Palermo, Messina, Caltanissetta e Gela, quindi fondi per rafforzare la presenza di associazioni del terzo settore nelle zone a rischio con delle aree di intervento. E poi si ritorna sull'incidente, come abbiamo detto poc'anzi, esce in moto, non fa rientro, trovato morto sulla A18 a Pozzallo, purtroppo Fabio Vita ci lascia a 35 anni. E poi ancora, i finti poliziotti bloccano un ventenne, lo derubano, denunciati, dove hai messo la droga, gli urlano, poi lo fanno spogliare e portano via portafogli e orologio. Si riporta poi nuovamente l'inchiesta di Report nel passato di Ignazio La Russa. E poi nuovamente con la cronaca, forum nella redazione della Sicilia con Enrico Tarantino, come abbiamo visto poc'anzi. E poi ancora la notizia di Piantedosi con il video sul giudice apostolico, nessun dossieraggio delle questure. Il procuratore generale Zuccaro dice: non posso approvare il linciaggio nei confronti di un magistrato che fa il proprio dovere. Passerei la parola a Roberta da Media News. Grazie Matteo. Adesso Gabriella Finocchiaro ci racconta nel suo servizio la giornata di dibattito sulla giustizia, la parola all'avvocatura, riforme e tutela da parte dei cittadini che sono stati al centro di questo evento tenutosi ad Acireale con i vertici nazionali di tutta l'avvocatura. Ascoltiamola nel servizio. Giustizia, la parola all'avvocatura, tutelare i cittadini, modernizzare il paese. Un appuntamento organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, che ha riunito i professionisti forensi etnei insieme ai vertici del Consiglio Nazionale Forense e dell'Organismo Congressuale Forense per una giornata di dibattito sul futuro della professione. Tra le sfide che coinvolgono l'avvocatura c'è il confronto con l'intelligenza artificiale. Il bilancio dei lavori è stato positivo, nonostante il momento congiunturale richieda anche agli avvocati catanesi sforzi importanti. Dall'appuntamento organizzato a Catania è emersa anche l'esigenza di giungere finalmente alla costruzione della nuova cittadella giudiziaria. Nelle nostre aule ancora nel 2023 piove dentro. Siamo molto fiduciosi che possa presto portarsi a compimento il progetto del nuovo Palazzo di Giustizia, ma devo dire che purtroppo anche sotto questo profilo le premesse non sono sempre confortanti. Quindi oggi siamo qui a Catania, a Santa Tecla, ad Acireale, perché è importante che i vertici dell'Avvocatura Nazionale possano inviare un messaggio di non solo di rassicurazione, ma anche e soprattutto un chiarimento su tutto quello che è l'attività che in questo momento le istituzioni forensi svolgono, ripeto, a tutela dell'avvocatura, ma a tutela del sistema democratico del nostro Paese. Abbiamo oggi rivendicato un ruolo importante anche negli uffici legislativi del Ministero, perché il contributo dell'avvocatura nella redazione anche dei provvedimenti legislativi è di fondamentale importanza. Una cosa è scrivere le leggi, un'altra cosa è la prassi applicativa di queste leggi, e di questi gli avvocati sono interpreti. Quest'anno è successo praticamente di tutto, che abbiamo avuto
due riforme nel civile e nel penale, questo è il momento dei bilanci. Posso anticipare, dopo un anno di pellegrinaggio per l'Italia, che ho sentito ben poche voci, se non nessuna, a favore della riforma civile. Per il penale il concetto è profondamente diverso, perché probabilmente c'è da correggere qualcosa, forse anche più di qualcosa, ma nel complesso ci sono degli spiragli e degli spazi interessanti ancora da coltivare. Dobbiamo compattare l'avvocatura, dobbiamo unirla, dobbiamo renderla più forte, perché arriva la sfida dell'intelligenza artificiale. È qualcosa che può cambiare tanto, dobbiamo farci trovare pronti e forti. Ed eccoci rientrati ancora in diretta Mattina Live. Matteo Volpe, Roberta Giuffrè, vi accompagniamo alla lettura dei giornali, appunto, delle nostre testate siciliane. Passiamo a Messina, Gazzetta del Sud Online, che riguarda appunto il messinese e il calabrese. 10 ottobre, come abbiamo visto, l'apertura questa volta è dedicata al ponte sullo stretto, con questa fotonotizia invece del ponte. Il ponte costa 12 miliardi e i fondi ci sono, lo ha ribadito il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini durante la convention dell'Italia del Sì a Bolzano. La società Stretto e il consorzio Eurolink lavorano al secondo step della progettazione. Il comitato invece del ponte in piazza a Roma con la CGIL è un'opera devastante, quindi c'è ancora una discussione, però c'è quantomeno un numero collegato a quanto dovrebbe costare il ponte sullo stretto di Messina. E poi ancora, per quanto riguarda la cronaca, vediamo altre notizie. Sparò a 7 giovani per riscuotere un debito, arrestato per tentato omicidio il giustiziere di Torano Castello. Quindi a settembre c'era stato questo bruttissimo episodio di violenza, addirittura con un fucile aveva sparato a 7 giovani per appunto riscuotere questo debito. Adesso finalmente è stato bloccato. Poi rapina in una villa di Montebello Ionico, video e fotografie per ricostruire la drammatica scena del crimine. Corigliano Rossano, un altro minore pestato dal branco, quindi ancora cronaca. Poi si passa ovviamente alle notizie legate al Medio Oriente. Israele in arrivo a pratica di mare, aerei con 200 italiani, come abbiamo detto il rientro, e poi assedio a Gaza, pronto all'invasione, richiamati 300.000 riservisti, attacco a Israele, due italiani dispersi a Gaza, erano in un kibbutz, e poi terrore per gli ostaggi, lo abbiamo detto, ad Hamas ne uccideremo uno in pubblico per ogni raid israeliano contro i civili. Poi una giovane coppia israeliana assassinata ad Hamas, prima hanno nascosto i due gemelli di 10 mesi che sono stati ritrovati illesi dopo 14 ore. E poi ancora Università di Messina, come avevamo detto in apertura, il fatto increscioso di Cuzzo Crea, che lascia trascinato dalla macchina del fango, mi dimetto per rispetto dell'Università di Messina, fuori anche dalla CRUI. E poi rimborsi milionari all'Università di Messina, ci sarebbe una fattura da 600 euro per spostare un asino, le dimissioni del rettore di Messina, Limosani, ora garantire più trasparenza e l'autonomia dei dipartimenti. Qualche notizia sul narcotraffico, la droga a Fiumi tra Calabria e provincia di Messina, gli interrogatori che sono partiti, e poi ancora l'affare coi calabresi concluso a Messina nei pressi degli imbarcaderi tra Reggio e Inebrodi. Poi queste sono le notizie legate alla Calabria, Messina e provincia. Ancora Messina, torna l'isola pedonale sul viale e si riaccende il solito dibattito. E poi ancora alberi piantati in primavera già rinsecchiti e scuola bus con le nuove domande. Messina Social City ne ha ricevute il doppio rispetto all'anno scorso. Passo la parola a Roberta. Sì, noi continuiamo a restare a Catania con la nostra Gabriella Finocchiaro. Prevenzione e gusto, il binomio alla base del successo ed è a scacciata per scacciare il cancro. Al via la 10ª edizione dell'evento della LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori, che si è tenuta a Belpasso. Ascoltiamola. 10ª edizione dell'evento ottobrino della LILT, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori, associazione provinciale Catania e delegazione di Belpasso, a scacciata per scacciare il cancro, che si pone l'obiettivo della raccolta di fondi in sostegno dell'attività della LILT e che beneficia del patrocinio dell'Assemblea regionale siciliana del comune di Belpasso, nonché della collaborazione della Prologo belpassese del gruppo scout Agesci Belpasso 1.
Tagliamo il traguardo di questa decima edizione, un'iniziativa autunnale che permette di parlare di prevenzione in un contesto leggero tra degustazioni e momenti di spettacolo. Inoltre la prevenzione è l'arma più efficace per sconfiggere il cancro. Ad oggi possiamo benissimo affermare, e lo testimonia il fatto che nelle campagne di prevenzione di visite al seno gratuite c'è massiccia partecipazione, dicevo, possiamo affermare che finalmente i bilpassesi si sono resi conto o hanno capito che la lotta al cancro inizia con la prevenzione, quindi visite specialistiche, esami strumentali che noi mettiamo a disposizione gratuitamente dal ricavato delle donazioni di stasera. Questo è l'evento massimo, ci permette massima visibilità e una raccolta fondi abbastanza consistente che destineremo alle visite di prevenzione oncologica. Di fare questa iniziativa a livello regionale. E purtroppo l'alimento principe che è a scacciata, che contiene i broccoli, sono risaputi i benefici della verdura, non in tutte le province regionali siciliane è conosciuta, quindi valuteremo anche questo. Al momento ci limitiamo a dare possibilità ai belpassesi e agli abitanti dei paesi pedemontani di fare prevenzione oncologica in modo concreto. Ed eccoci nuovamente rientrati ancora a Mattina Live, rassegna stampa. Passiamo a Palermo Today, diamo un'occhiata veloce in questi ultimi minuti anche a Palermo Today. Parcheggio di Piazza Giulio Cesare, rimosso il chiosco, covo per tossicodipendenti e prostitute, richiede la gran voce. In questi anni erano stati ovviamente anche i residenti della zona, però l'amministrazione comunale decida se continuare a tenere aperto il posteggio nei fine settimana anche la notte, con tutte le conseguenze del caso. E poi sulla destra di spalla, i poliziotti arrestati, i 25 kg di droga spariti, la prova nei pizzini e la relazione gettata nei cestini del Cassaro. E ancora canale Bocca di Falco, la rabbia dei residenti abbandonati da 25 anni e invasi da topi e da rifiuti. C'è ancora il reportage che appunto va a mettere insomma un po' di luce su questo fatto. E ancora l'omicidio di Caccamo, si ritorna a parlare. Roberta Siragusa, come abbiamo visto anche prima nelle altre testate, è uccisa dall'ex fidanzato. No dei giudici alla perizia psichiatrica sull'imputato, quindi sul fidanzato. Si è riaperto il processo d'appello, è stato condannato all'ergastolo, ma questa, la difesa insomma, non vuole che venga fatta questa perizia psichiatrica. Poi nuovamente le immagini, come abbiamo visto, la solidarietà per Israele anche a Palermo, bandiera proiettata sulla facciata di Palazzo d'Orléans. Come abbiamo visto, a partire dal tramonto è stata insomma proiettata la bandiera di Israele. E poi ancora Palermo Today TV, ci sono i video dagli studi sull'asma e videogame con logiche matematiche, porte aperte al CNR. E poi c'è la storia di questo palermitano che si finge ebreo per scappare da Israele, le bombe, la paura, la mia fuga da Gerusalemme. Francesco Cracolici ha 29 anni, è stato svegliato dalla pioggia di missili. Insomma, noi stiamo cercando anche di contattarlo per cercare di capire se ci può raccontare appunto dal vivo qui a Mattina Live la sua storia. Stiamo cercando di contattarlo, ma in questo momento non è raggiungibile, appunto non credo che sia tranquillissimo insomma nella sua situazione, dovrebbe essere in viaggio, si spera, verso appunto la sua Palermo. E poi ancora altre notizie, come possiamo vedere insieme: trasporti marittimi, Fincantieri costruirà a Palermo il primo traghetto della regione, pronto nel 2026, sarà dato in uso a Caronte and Tourist. Poi si riprende la notizia di prima: ferma l'auto, dove la droga? Due finti poliziotti fanno spogliare un giovane e lo rapinano. E poi si torna all'incidente sulla 20, l'auto contro un albero di cui abbiamo parlato poc'anzi. I lavori, l'abbiamo detto anche ieri, in via Volturno, la Galla dice da oltre 20 anni nessuna manutenzione in questa strada, quindi i lavori sono partiti. E poi nuovamente si ritorna sulla RAP, di cui abbiamo parlato in questi giorni in maniera anche abbastanza approfondita.
Passo la parola a Roberta da Media News. Sì, che noi cambiamo comunque il genere di notizie. Adesso passiamo allo spettacolo, in particolare alla musica. Al via la 48esima stagione dell'AME, Associazione Musicale Etnea, presentata dal concerto di apertura a Catania al Teatro Massimo Bellini. Grande presenza di pubblico, anche del sindaco di Catania Enrico Trantino e delle autorità. Nel servizio di Alessandra Costanza vediamo le immagini. Il talento dell'orchestra del Conservatorio di Catania incanta il Teatro Bellini per il concerto d'apertura della 48esima stagione dell'AME. Scritto nel 1901, il concerto numero 2 di Rachmaninoff è una delle composizioni più ispirate del secolo scorso, essendo capace di mettere in totale accordo melomani e neofiti. Grazie a una fascinazione senza tempo e senza tempo è apparsa anche la maestria con cui Charles Dutoux, 87 anni, il prossimo 7 ottobre, ha diretto sulle note del compositore russo i membri dell'orchestra del Conservatorio Bellini di Catania e il celebre pianista Barry Douglas. Durante la serata l'esperienza di Charles Dutoux non solo ha permesso alla giovane orchestra di tirare fuori una performance di alto livello, ma di portare anche un virtuosismo mai fine a se stesso, ma sempre al servizio del brano. Nella seconda parte della serata l'orchestra si è poi cimentata nell'affascinante Sinfonia numero 9 in Mi minore, opera 95 di Antonín Dvořák. Risalente alla fine dell'Ottocento e scritta durante il soggiorno del compositore ceco nel Nuovo Mondo, la sinfonia è il risultato degli studi che il compositore fece sui canti degli schiavi afroamericani e alle tradizioni degli indiani d'America. Il risultato è tanto affascinante quanto complesso e ha sorpreso vedere che il direttore d'orchestra abbia diretto l'intera serata a memoria e senza partitura. Ed eccoci rientrati ancora in diretta Mattina Live, gli ultimi secondi per salutarci Roberta, perché fra pochissimo succederà qualcosa che ovviamente dovreste seguire insieme, quindi rimanete con noi. Cosa succederà qui su Tele One? Con 16 live in tour, quindi restate collegati con noi e ascoltate il servizio di Roberto Oddo per quanto riguarda la festa della DC dell'amicizia svoltasi a Ribera in questi tre giorni. Assolutamente, quindi rimanete con noi, questo è un appuntamento imperdibile per sentire le voci di tutti quelli che erano presenti, appunto da tutti i partiti politici che sono stati invitati e le personalità che appunto hanno fatto da protagonisti in questo importante evento della Democrazia Cristiana. Dopodiché avremo appunto 16 live in tour, abbiamo detto, e poi in chiusura 16 live con un approfondimento con Samo Onlus sull'assistenza domiciliare, quindi importantissimo, restate con noi per i prossimi minuti. Noi nel frattempo ci salutiamo, però ci vediamo sempre domani. E noi ci vediamo al telegiornale. Ci vediamo al telegiornale alle 13.30, dico bene? E 19.30, dici benissimo, e domani mattina Mattina Live alle ore 9. Ci vediamo, a presto, state con noi.